L'esposizione universale è sostanzialmente un evento culturale che ha come obiettivo di portare alle grandi masse, a milioni, a decine di milioni di persone, i visitatori, ma anche attraverso poi i media, grandi temi dell'umanità, grandi problemi dell'umanità, come per esempio per la nostra esposizione universale il tema della nutrizione, quindi l'uomo è quello che mangia, di cui si ciba, e quindi parliamo della centralità dell'uomo, la sua nutrizione e il suo contesto ambientale. E allora queste sono occasioni di comunicazione, no? Sono occasioni di far comprendere quello che sarà l'esposizione universale e avere anche, perché no, contributi, idee, sollecitazioni. Quindi è una bella iniziativa, a me piace molto. Il design è comunicazione. E quindi è importante avere i contenuti, avere qualcosa da comunicare e non rimanere solo al lato esteriore, effimero della forma. In questo caso noi abbiamo grande quantità di contenuti, anzi qui si potrà man mano aggiornare tutto un progetto che davvero ha una complessità, un'articolazione molto ampia, e quindi queste occasioni possono davvero essere occasione per far avvicinare le persone e avere un contatto diretto qui. Beh, l'Expo non solo un evento culturale di diffusione di alcuni grandi temi a milioni e milioni di persone per attraverso i media e l'umanità, ma anche poi queste grandi manifestazioni, l'esposizione universale, olimpiadi e quant'altro, sono grandi opportunità di marketing di un territorio, in questo caso Milano e Lombardia, perché no anche l'Italia stessa. Quindi è un investimento che si fa per promuoverci, ma che c'è un enorme ritorno sotto tanti aspetti, incluso quello economico-finanziario, ma pensi solo dal punto di vista immateriale, l'immagine di Milano e dell'Italia con alle spalle un'esposizione universale di grande successo, di grande qualità, di grande innovazione, è un capitale enorme. Quindi insomma ci sono tanti ritorni, quindi noi dobbiamo, quello che rimane alla città, al territorio, quindi la cosiddetta legacy, le infrastrutture, ma anche la crescita del capitale umano, ma anche le relazioni con il mondo, ma anche il sito espositivo, ma anche tante tante cose, il parco dell'Expo, che sarà il più grande parco quantomeno d'Europa, insomma c'è tanto tanto da dire a proposito dell'Esposizione Universale di Milano. Grande attesa, ma possiamo anche raggiungere grandissimi obiettivi.